Sorpresa! Ragazzi, io stasera ho voluto fare questo azzardo. Non vado mai ad esplorare territori altrui, anche perché ho giusto il tempo per esplorare i miei di territori. Però stasera, ragazzi, io ho quella mezza sensazione che qualcosa succederà. Non so cosa, ma ce l'ho. Stasera, ragazzi, è la prova del 9. Stasera è la prova del 9 e non vi dico di cosa, perché dovreste arrivarci da soli. Però, e voglio darvi un indizio, io sono qua stasera per non sfottere nessuno, per passare una serata in compagnia e guardarci una partita che certe persone definiscono grande calcio. Andiamoci a vedere il grande calcio, ragazzi. L'Inter è già in vantaggio di 1-0, ragazzi. È difficile che l'Atletico riesca a ribaltare la situazione almeno nei 90 minuti, perché insomma l'Inter purtroppo quest'anno, se c'ha una cosa che funziona, è la difesa. Però dobbiamo anche tenere in conto che siamo in Europa, e tutto può succedere. Hanno passato il girone, che comunque secondo me potranno passare come primi, l'hanno passato come secondi. All'andata hanno giocato bene, perché hanno giocato bene. Al ritorno vediamo, ragazzi. Beh, ragazzi, facendo l'Europa League, vedere queste cose le rimpiango un po'. Però vi posso dire una cosa, che finora, ora ripeto, non so cosa succederà stasera, però finora la mia squadra è stata l'unica ad aver vinto al nuovo stadio dell'Atletico Madrid, con quel famoso gol di Messias nel lontano 2021. Me lo ricordo ancora, non ci speravo più nella vittoria, anche se ce la stavamo meritando. E la Juventus, che poi gli toccò ribaltare un bel 0-2 a Torino, però qui fece il gol Godin, me lo ricordo ancora. Stasera ci affidiamo a lui. Il diavoletto Griezmann. C'è solo un problema stasera: Piccinini non lo sopporto, ragazzi. Cioè, ci può stare tutto, ma lui veramente è assurdo. Vabbè, ragazzi, c'ho lo Simeone che ha già punito l'Inter da giocatore. Sappiamo cosa successe quel giorno lì. E ragazzi, a meno 16 fa freddo, lo dico già io, a meno 16 fa freddo. Vorrei magari invece che a meno 16 essere a meno 5. E purtroppo, ragazzi, quest'anno è andata male. Prossimo anno andrà meglio, dai. Però stasera siamo qua, parliamo di Champions League, godiamoci sta partita. Io sono fiducioso nell'Atletico Madrid stasera, ragazzi. Qualcosa io me lo sento. Ragazzi. Fischia il potentissimo Marciniak. L'arbitro, secondo me, è un culturista questo, perché se no non si spiega. Per quelli che mi stanno chiedendo perché c'è una maglia dell'Atletico Madrid, perché sono andato a Madrid nel lontano 2018 e questa fu la maglia della finale d'Europa League che vinsero contro il Marsiglia, me lo ricordo ancora. Andai in vacanza a Madrid 5 giorni e dissi: io non voglio la maglia del Real, voglio la maglia dell'Atletico. E quella mi comprai. Madonna quanto corrono questi. Morate più arretrato. C'è il recupero, Lino riesce a... Che cazzo è Lino? Sinistro! Sommer! Attenzione, perché questi hanno già sfondato. Attenzione, non hanno sfondato completamente, ma è un'altra competizione, ragazzi. In Serie A squadre così non ci sono. Nemmeno il Milan, sia chiaro. Oh, Pavar, attenzione, che errore. Turam, altro numero. Turam, insomma. Dumfries è partito, questo è gol. Dumfries è tutto solo, destro secco, Black. Dumfries, puoi riprovare. Dumfries. Che occasione con Lautaro. Zitra si è cagata, eh. Zitra si è cagata, perché però, qua... Vabbè, ragazzi, questo è velocissimo. Praticamente il sunto di questa azione è il tacco di Turam. Diagonale non precisissimo il primo, il secondo, vabbè, ha tirato, perché se no perdeva palla, favoriva il contropiede, però. Malino col tiro. Allora, l'Inter, devo dire che per adesso l'internazionale ha parecchio in mano la situazione. Però io ho paura che possa non essere abbastanza, perché qua se fa un gol Atletico non escludo che si possa fare più seria la situazione. Giro palla De Paul, anche Hermoso.
Hermoso va al cross, Morata. Sommer. Colpo alla Giroud. Bella parata di Sommer. Bella parata di Sommer. De Vrij e Bastoni lo perdono. Bella occasione per l'Atletico, ragazzi. Ve l'ho detto che non stanno giocando male. Per esperienza vi dico che questa squadra è stronza. E noi l'abbiamo affrontato in un periodo in cui erano parecchio in difficoltà. Ma sempre una squadra stronza rimane. Dottor Martinez, qui si allunga un po' troppo il pallone e poi lo recupera. Buono il gioco di Mkhitaryan. Mkhitaryan dentro, Barella, mi è cascato il telefono, Barella. Attenzione. Addio, questo è gol. Di Marco tutto solo, a rete, a rete. Di Marco trova il gol al 33esimo. Grande affondo di Barella. Sono stato completamente smentito, ragazzi. Ragazzi, quando fanno le azioni così è frustrante, però c'hanno ragione. Perché il Milan queste cose non le fa mai. Sponda, palla dietro, filtrante. Questo è un bel gol, questa è una bella azione. 5 centimetri dal pallone, Black. 5 centimetri dal pallone. È un gol figlio di una bellissima azione. L'avevo detto che stasera potevo andare incontro a tutto. E così è stato, ragazzi. Primo gol di Di Marco. Ragazzi, quando faccio il live reaction io segna sempre Di Marco. È incredibile. Derby lasciamoli perdere. Anche l'anno scorso quando facemmo Inter-Juventus di Coppa Italia, Di Marco. È incredibile. E adesso, ragazzi, ho paura che l'Inter si metta dietro. E tu, come il Bologna l'altra sera, picchi, 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 non lo fai. Di Marco lo aspetta. Molina. Cross col sinistro. Mette fuori De Vrij. Attenzione. Palla in profondità. Oddio. Svirgola Griezmann. Rete. Rete. Lo annulla. Lo annulla. Cenno d'intesa Marcina che la posizione di Griezmann da valutare. Aspetta, 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 aspetta. Vabbè, loro protestano su ogni gol che prendono e questo è un discorso a parte, però in Italia l'avrebbero già annullato. E c'è un problema, Morata, che però non influisce perché crossa De Vrij, la mette fuori. Morata era un ostacolo a De Vrij. Griezmann è regolare perché rimpallo Pavard, bastone da paperissima. È buono, è buono, è buono, ragazzi. 6 gol in 8 partite, Griezmann. Caputana, sto qua fa i buchi nel pavimento. Il pareggio adesso è il risultato più giusto. Però attenzione, vediamo che inerzia prende la partita, perché anche noi eravamo andati in vantaggio con l'Atletico Madrid. Ci farei un pochino d'attenzione. Qui c'è un fallo di mano. Vola un giallo per Hermoso. Cioè, faccelo vedere, no? Vabbè, sì, fallo di mano su rimpallo su Barella. Sì, è giallo, per carità. Comunque, Barella, gli faccio un'osservazione. Secondo me, tra 3-4 anni è pelato. Diventa tipo il nuovo Mark Bresciano. Salvatevi questa parte di video. Vabbè, ragazzi, io credo che per il primo tempo possa bastare qua. Appunto, il visionario che sono, ragazzi. Finisce primo tempo, Atletico Madrid che con un gol abbastanza fortunoso rimette in piedi la partita. Ma ragazzi, onestamente, fossi l'Inter farei attenzione. La qualificazione è ancora in mano loro, ma io, ripeto, non darei questa partita per vinta. Perché qua si potrebbe anche andare ai supplementari. Perché se ci scappa il gol come è scappato prima, sono dolori. Ci si vede nel secondo tempo. Ha detto De Paul, penso. Ha detto De Paul, ho capito Pe Paul. Llorente, oh, cazzo, in testa di Marco. Griezmann. Sommer in due tempi. Bella parata. Ma da Griezmann mi aspettavo di più. Madonna, qua. Che sombrero di Llorente. Vabbè che Di Marco non è proprio mister altezza. È vero anche che era coperto da Pavard. Quindi o tirava lì e Sommer comunque sia l'aspettato. Però io un controllino di palla l'avrei anche fatto. Poi quella velocità lì c'è da vedere, c'è da considerare tante cose. L'ho detto di fare attenzione, ragazzi. Inzaghi alla Pioli, cambi molto tardivi. Non vorrei che questo costasse caro. Non vorrei che i cambi tardivi costassero cari. Esperienza. È un po' basso, messo fuori Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, attenzione, ragazzi. Turam, Lautaro, quando l'Inter fa il contropiede è sempre un problema. Turam, questo è gol. Tutto solo, destro. Che occasione qui per Turam. Dove ha calciato, ragazzi? Si fa bene Inzaghi a... Dove ha calciato? Fra, sei un pazzo. Madonna, la difesa proprio, cioè, al carnevale di Viareggio quando passano i carri la folla fa così. Ecco, la difesa dell'Atletico ha fatto uguale. Uguale. Ve la siete cagata malissimo, eh. Entra Frattesi, aiuto. Aiuto. Cerca un'idea. Correa. Correa mette in mezzo. Dentro. Pericolo. Pallone rimane. Madonna, De Pai. Spazzato via. La stoppata in mezzo all'area. Male. Male, 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 male. La stoppata. Ci voglio credere. Lautaro Martinez, ecco, con l'ennesimo contropiede. Partito Barella. Da solo però va a cercare Barella. Barella tutto solo. Questo è gol. Barella, destro secco.
addosso al portiere. T'ha voluto bene, fra. Ragazzi, però vedo che l'Inter, quando non gli funzionano i contropiedi, non dico che è un problema, però diciamo che gli togli tanto potenziale a questa squadra. Griezmann ancora, che arretra, stile Milan. Mezzo Depay. Koke. Oh, attenzione, Depay gira. Rete. Stavolta non sbaglia. Siamo 2-1. L'avevo detto che l'Atletico, ragazzi, quando vuole rompere i coglioni li rompe. L'avevo detto, ragazzi, che vi conveniva fare 2-1 su quei due contropiedi. L'avevo detto, ragazzi. Ho paura che vi portino i supplementari e ve la facciano pagare cara. Mi auguro per voi di no, ma mi sa che questa è la fine che farete. Ai 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 ai, l'Atletico, ragazzi, quando vuole rompere i coglioni, e non l'hanno fatto pestare. L'hanno fatto in silenzio, che è ancora peggio. Quando una squadra ti rimonta in silenzio, senza pressare, senza farti capire che la partita la vuole vincere, è peggio, perché tu a questo punto non sai cosa aspettarti da quest'altra squadra. Ragazzi, ve la portano in supplementari loro. Momento dei supplementari, però intanto c'è Correa. Correa, Griezmann, che occasione! Dall'altra parte arriva tutto solo, incredibile. Che paura. Che occasione per Riquelme. Riquelme, dove cazzo è sparato? Questo era il gol più facile di tutti quelli visti stasera. Ma neanche un rigore in movimento questo. Sei un pazzo. Si va ai supplementari, ragazzi. Altra mezz'ora. Io che dicevo, beh, stasera 90 minuti, vediamo passare l'Inter. Invece andiamo avanti. Andiamo avanti per colpa di Riquelme. Perché c'è? Ragazzi, dietro la porta di Sommer ci sono dei tifosi con la bandiera della Roma. Non so se ve ne siete accorti. Perché la bandiera della Roma? Ragazzi, giuro, non è stato un flash, è stata veramente la bandiera della Roma. A caso, posso capire la bandiera del Milan, ma perché della Roma? Vabbè, ragazzi, andiamo ai supplementari. Entra Klassen con la sua Klassen. Si schiaccia lì dietro l'Atletico adesso. C'è Çalhanoğlu, c'è spazio per Bissek. Dentro c'è Turam. Ha colpito molto male. Se la son cagata, ragazzi. Se la son cagata. Vabbè, niente di confrontabile con l'occasione di Chiara Llorente. Però, insomma, ha messo una bella pallina, Bissek gliel'ha crossata bene. Rigori contro l'Inter, vista la quantità che ne hanno tirati quest'anno, io non ci andrei. Fossi per l'Atletico, hola, non vanno a tirar penalties, perché va a perder. Eh sì, ragazzi. Tiene il pallone, Depay. Riquelme punta a Riquelme, Riquelme, Riquelme. Riquelme prova a metterne mezzo. Dentro. E poi ancora Sommer miracolo. Sommer miracolosamente. Vabbè, non lo fate apposta, dai, lo fate apposta. Niente, stop di Griezmann, ragazzi. Veramente al centro. Stellare. Non lo volete fare, non lo volete fare. Ditemelo che non lo volete fare. La volete portare rigore e suicidarvi, ho capito, dai, ho capito. Controllo. Si gira bene. Bissek, no, dentro per Barella, 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 Barella. In fondo. Attenzione, Lautaro Martinez. Non riesce a girarsi. In Europa non protestano per il rigore, perché lo sanno. Lo sanno. Depay, Bissek. È giallone. Ma come fai a dire di no? Dai. Come cazzo fai a dire di no? Hai steso Depay, dai, su. Che pagliacci. Non gli interisti, i calciatori in generale, per carità. Dai, fallo dal dietro, non ha preso mai la palla, su, dai. Ragazzi, ve l'ho detto che questi vi rompevano i coglioni. Però se ve la portate ai rigori, secondo me il pendolo può tornare pro Inter, secondo me. Ma vedrete che ora fischia. 10 secondi, mi sa che non c'è recupero. Siamo sul 2-2. E ragazzi, l'ho detto che si andava incontro a tutto. E si va incontro a chi rigori, ragazzi, ce li ha ogni domenica. Ci sono passato anch'io per quella fase lì, lo ammetto, ci sono passato anch'io. Però adesso la fase di un rigore a partita, forse anche più di uno, è loro. Dimostrateci che questi rigori li sapete tirare, dai. Dimostratecelo, siamo qua per voi. Atletico, avete una grande responsabilità sulle spalle adesso. Una grandissima responsabilità. Una croce che io al posto vostro non vorrei avere. Ragazzi, sicuramente nella lista dell'Inter ci sarà Çalhanoğlu. Ci sarà Lautaro. Secondo me ci mette Sanchez. Classe non lo so se l'ha fatto entrare per i rigori. Quello devo un po' capirlo. Forse Barella ci può stare.
Comincia l'Inter. Oddio, Çalhanoğlu come primo rigorista. Lui fa sempre gol su rigore. Chi l'avremmo dato tipo come quarto, quinto? Forse anche terzo, ma primo Çalhanoğlu, ragazzi, ti bruci un rigore che magari sicuramente nella conta ti può servire. Però magari arrivi al terzo, quarto rigore, che sei sotto, che qualcosa succede. Se hai già mandato un tiratore come Çalhanoğlu, come Lautaro, secondo me ti puoi trovare in difficoltà. Comunque parte Çalhanoğlu, che sicuramente di solito lui tira centrali. C'è tale un cazzo, ha spaccato la porta. Sì, ma ne esulta troppo. Un esulta troppo. Mi ricorda molto il rigore che tirò in finale di Coppa Italia con la Juventus. Questo non lo pari. Depay, già mi hai regalato una gioia. Regalami anche la seconda. Depay Sommer. Ultimamente il Milan di rigori è andata male. Rifatevi qua stasera. Ma non siamo partiti bene. Respiro. Respiro di Depay. Ancora Depay, destro. Spacca la porta pure Depay. E gliene ha già affilati due. Cioè lui è entrato all'85esimo e ha detto: aspettate, ci penso io. Fuori dai coglioni Morata, va lui, boom. Fa gol prima e spacca la porta adesso. Sì, lì. Manco l'uomo ragno ci arriva. Alexis Sanchez contro Oblak. Sistema il pallone. Che tradotto in sloveno, Oblak significa nuvola. Va l'ex Barcellona. Per questi fischi. Para Oblak. Ehi amico, è così che fanno i campioni. Con la mano di richiamo. Amico, è così che fanno i campioni. È così che fanno i campioni. Ragazzi, il rigore che non va mai calciato a mezza altezza. L'ha proprio chiamato il portiere sto rigore. Qua se intuisci lo pari 10 volte su 10 sto rigore. E niente, non è così che fanno i campioni evidentemente. Saul Niguez contro Sommer. Sei un coglione. Sei un coglione. Sanchez ha appena tirato un rigore di merda e te hai cercato di fare peggio perché gliel'hai messa ancora di più a mezza altezza. Ma se ci dovete andare con questa carica emotiva, cazzo ci andate a fare a tirare i rigori? Poi vabbè, se ci fosse Milan lì ne avrebbe presi 5 su 5. Klassen, con la sua Klassen internazionale. Cazzo, è Dzeko uguale. E ridai un altro rigore a mezza altezza. Aia! 2 su 3, ragazzi, eh. Io pensavo vi foste allenati le ultime partite, soprattutto contro il Genoa, ma evidentemente. Oddio, beh, a rivederlo l'ha calciato bene il rigore. Qua si è steso Oblak. Però c'è sempre. Io per quello quando vado ai rigori nella Weekend League o a FIFA, quello che è, li tiro sempre centrali. Perché centrali è un'opzione che calcoli poche volte, ragazzi. Riquelme, che ci fu Riquelme famoso una volta. Dopo devo fare una ricerca. L'importante è che abbia spaccato la porta. Rigore nell'angolo, intuibile, parabile. Ma se ti butti dall'altra parte non lo pari manco col cazzo. Passa avanti l'Atletico Madrid che sta tirando come secondo, quindi è buono. Comunque Acerbi va lui e segna. Centrale. Ho detto centrale funziona sempre, ragazzi. Sì, forte centrale. Non mi aspettavo Acerbi come rigorista, di la verità. Non me lo aspettavo. Però evidentemente tranne Çalhanoğlu e Lautaro, che sono i rigoristi più ovvi a questo punto. Lautaro credo che sia il quinto. È stata la scelta più azzeccata. L'ho detto che doveva mandare Barella come rigorista, ragazzi. Io anche delle altre squadre ci capisco. Doveva mandare Barella come rigorista. E adesso chi c'è? Correa. Ma non giocava di là Correa? Ah, l'altro Correa, ok. Correa contro Sommer, la para. Ricorsa breve. Sta andando tutto troppo bene, la para. Correa, destro secco, re. Altro grande rigore. Faccia la traversa e si ficca in rete, ragazzi. Si ficca in rete. Sommer intuisce. Ma se non lo tiri a mezza altezza questo rigore, ragazzi. Ha voluto far girare mezzo stadio Correa. Ma era tutto calcolato. Vabbè, ragazzi, Lautaro lo fa, si va oltranza, dai. Lautaro contro Oblak. Figurati se Lautaro sbaglia il rigore. Va Lautaro e sbaglia. Sbaglia. L'Atletico Madrid si qualifica per i quarti di finale. Delusione tremenda. Ha sbagliato. E poi ha guardato il dischetto. Simone Inzaghi. Tutta la delusione per una partita. Oddio, ragazzi, ma come l'ha fatto? Ma che rigore ha tirato? Erano sopra 2-0. E l'avevo detto che stasera qualcosa sarebbe successo. Ma non avevo ancora capito cosa. Aspettate un secondo, vado a cercare il pallone. Una battaglia, l'Inter ha avuto. Ragazzi, ho trovato del Ciolo Simeone. È arrivato il pallone di Lautaro. Piena di è arrivato il pallone di Lautaro.
ma ritrova lo spirito dell'Atletico Madrid. Chi di rigori ferisce, ragazzi, di rigori perisce. I rigori ti fanno vincere, ma ti fanno anche perdere. E quando ti fanno perdere, poi naturalmente ci vediamo per Splavia Praga. Già.